invece a Cubao, uno dei central business district di Manila, di Metro Manila, precisamente siamo a Quezon City e stiamo dirigendo al mercato, uno dei mercati più famosi per il pesce e per i frutti di mare, perché poi Candies. Candice cucinerà il seafood kare kare, che è una fantastica ricetta che è originariamente fatta di manzo, ma invece in questo caso sarà fatto con i frutti di mare cucinati in una specialissima salsa di arachidi. Poi vedremo insomma com'è, e adesso ci vediamo quindi al mercato di Cubao. Siamo alla sezione frutta e verdura, ovviamente qua frutta esotica come per esempio l'avocado, mango, micro mango, mango grandi, questi sono i mango verdi che sono acerbi, quelli invece sono i mango gialli che sono maturi, ananas, lanzones, papaya, la papaya costa pochissimo nelle Filippine, forse è quella che costa di meno di tutte anche al supermercato, mentre per esempio costano molto di più i broccoli o le mele o le arance e i limoni, esattamente l'opposto rispetto all'Italia. E la curcuma, poi abbiamo l'ocra e poi delle normali melanzane lunghe, perché nelle Filippine ci sono solo quelle lunghe. Queste micro melanzanine sono quelle locali. Poi ci serve il pechay. Poi per il kare-kare ci serve un ingrediente molto strano, che è questo fiore del banano. Sapevate che le banane hanno un fiore? Io non lo sapevo però delle Filippine, ed è un altro ottimo ingrediente. Molto saporito, assomiglia abbastanza al carciofo. E poi ci servono questi lunghissimi fagiolini. Pesce e carne. E qua c'è la bilancia ufficiale, dove si viene a confrontare le bilance, quindi per essere sicuri che il peso che si danno sia corretto, si viene qua. Gamberetti, cozze, alghe, sashimi. Tonno. E queste seppioline costano 3 euro al chilo. E useremo questi calamari per fare l'adobo un cusit. E dopo vi spiegheremo che cos'è. Acqua dolce e di acqua salata, poi le alghe, queste seppi più grandi invece costano circa 2 euro al chilo. Grazie a Candy ci fa vedere quanto sono grandi questi gamberoni, buoni da fare grigliati, ma non solo grigliati. Questi costano 7 euro al chilo, i più cari di tutti, eh? Adesso è il momento delle cozze, 1 euro al chilo. Oh. Questa profumatissima area è quella dove arriva tutto il pesce dal mare con questi zip. E poi i proprietari dei vari negozi vengono qua ad acquistare la merce, a contrattare, che poi venderanno al consumatore finale. Un
tonno pinne gialle, infatti le vedete che sono gialle, 3 euro al chilo. Questo è il mai mai che abbiamo appena comprato, 5 euro al chilo. Uno dei preferiti di Candice, i granchi. Come Candice ci ha appena insegnato, questo è il granchio femmina, che vedete che è più grassoccio, mentre questo è il granchio maschio. Abbiamo fatto, abbiamo queste due gigantesche borse pesantissime che io sto portando. Andiamo a casa e prepariamo delle fantastiche ricette con cui divertiremo. Quasi ucciso un passante con la nostra borsa. Ciao!